Buongiorno ragazze, finalmente ci rivediamo con una faccia un po' più decente. Sono stata malissimo, infatti neanche mi sono fatta vedere. Sono 3 giorni che sto male, oggi mi sono pesata, infatti ho perso praticamente 3 kg, cosa super positiva. E niente, quindi sono contenta. L'unica cosa gioiosa è dell'influenza che ho avuto. E tra l'altro oggi mi sono svegliata alle 6:30 per farmi una bella doccia in total relax e soprattutto farmi i capelli, perché io odio avere i capelli sporchi. Ma essendo stata male, ragazzi, non riuscivo neanche a alzarmi dal letto, figuratevi a farmi una doccia. Ho avuto la febbre a 39,39,5. Di certo non pensavo a sistemarmi i capelli o a farmi una doccia. Comunque ho usato questa spazzola qua per farmi per l'asciugatura e dovrebbe rendere i capelli lisci. Anziché utilizzarla così, si utilizza verso l'esterno e questo è il risultato. Diciamo che tra una pausa e l'altra questo è il risultato, perché comunque poi Aurora si è svegliata alle 7, 7 e un quarto, quindi io andavo di là, poi ritornavo qui, me li asciugavo, insomma, quindi questo è un risultato un po' spartano ed è anche la prima volta che la utilizzo, quindi uno si deve anche abituare a prendere la mano, però l'effetto non mi dispiace. Mi piace soprattutto il fatto che se qua, che avevo capito bene come gestirla, invece qua no, le punte sono venute verso l'interno, che è un effetto che a me piace tantissimo. E poi un'altra cosa che ho notato del Dyson è che comunque leva tantissimo l'effetto crespo. Infatti è una di quelle cose che, soprattutto per chi ha i capelli secchi o decolorati, consigliano di comprare. E comunque è un effetto, diciamo, liscio, naturale, non troppo effetto piastra e quasi come se fossi uscita dal parrucchiere. Tra l'altro i capelli, nonostante l'allattamento, si stanno riprendendo, si stanno allungando, cosa che con Aurora non è assolutamente successa. Anzi, mi sono cascata tutti, avevo la stempiatura altissima qua, li ho persi tutti. Invece qua vedete solo pochi pochi qui e pochi pochi di qua, ma già stanno ricrescendo e con lui sto facendo l'allattamento esclusivo, quindi sono veramente molto contenta. Niente, adesso devo andare, che devo portare Avri al nido. Dopodiché ci aspetta il commercialista, quindi giornata sempre molto felice. Ci aspetta perché viene anche mia sorella, perché appunto è una cosa che riguarda papà e quindi serve anche lei. E niente, io vado con gli occhiali se non ci vedo nulla e ci vediamo più tardi. Ragazze, guardate il mio raggio di sole. Eccola. No, Sostende pure le mutande, tra l'altro. ma non si vedono, tranquilla. Da quant'è che non ci vediamo? Te sono mancata, eh. No, sì, seriamente, sì. Secondo me noi abbiamo, sì, il cordone ombelicato, ombelicato. Il cordone ombelicale invisibile mai tagliato. Ho detto il cordone ombelicato. Che? Sì, infatti. Ma E io visto pure. io, che? Comunque niente, anche oggi abbiamo una nuova avventura dal commercialista. Speriamo sia produttivo. Aiuto. Molto bello. Siamo uscite dal commercialista. Diglielo, a me non mi portate al parco, mi portate dal commercialista. Capite? Guarda, Purello, già è. 100 punti a chi trova il collo. O chi trova il collo, vero? Che Praticamente, ragazzi, stanzo. avete già perso. Se mi vedete con la mascherina, è perché ho l'ansia di contagiare sia mia sorella che Filippo. Non è che sono pazza, cioè, nel senso, potrei anche esserlo, però Beh, non quella è fino a una questo certezza. punto. Comunque, niente, adesso è mezzogiorno, dobbiamo Perché decidere. c'hai avuto la gastroenterite, detta anche la cacca spruzzo. Io la odio. Valerio, quando era piccola, la maestra gli ha fatto: Vale, sono giorni che non venivi, che ti è successo, amore? Sei stato poco bene? Sì, maestra, ho fatto la cacca spruzzo. Bello, E io bello. volevo morire sotto le mattonelle. Beh, sì. Vabbè, comunque niente, dobbiamo decidere cosa fare per pranzo, però sostanzialmente io sto col riso in bianco oppure petto di pollo e patate lesse. Quindi mia sorella non è che se la sente molto di affrontare il mio pranzo. Vabbè, dai, un po' di riso te lo do. Ragazzi, alla fine stiamo facendo un giretto da Cisalfa perché ho tutti i prezzi scontatissimi al 70. Guardate, magari troviamo qualcosa. Mo vediamo. Poi dice che il quarto articolo lo paghi solo 1 euro. Quindi insomma, un'ottima promo. Vediamo se troviamo qualcosa. Thank you.
Ragazzi, allora siamo usciti da Cisalfa e non ho trovato nulla. Volevo prendere anche qualcosa a Claudio come regalo di compleanno, anche se come ogni anno io gli organizzo di solito la festa di compleanno, in più ho già prenotato un viaggio per noi e niente, però volevo comprargli anche qualcosa di, come si dice, di materiale. E visto che gli serve una tuta, ho pensato, visto che lì c'era il prendi 4, il meno caro lo paghi 1 euro, ho detto vabbè, magari gli prendo gli scarpini, gli prendo una tuta, solo che purtroppo delle tute non trovo la taglia di sopra, quando trovo il sopra non trovo il sotto. Avevo trovato solo praticamente gli scarpini, mia sorella mi fa vabbè, andiamo magari a Porta di Roma e a Cisalfa di Porta di Roma, magari trovi qualcos'altro. Quindi adesso stiamo andando a Porta di Roma e stiamo aspettando che Vale esca da scuola e andiamo direttamente lì, sia a pranzo sia appunto a cercare qualcosa. Solo che ovviamente io magari mi mangio un pezzetto di pizza bianca, insomma, vedo qualcosa, ecco, un po' così perché essendo stata male preferisco stare attenta. E dai, ci aggiorniamo dopo appena arriva Vale. Purtroppo ho il telefono scarico, quindi spero che mia sorella abbia il cavetto, lo carico un po' così riesco anche a vloggarvi, altrimenti non lo so. Comunque oggi felicissima, stavo prendendo Valerio da scuola e la bidella mi fa: sì, ma mi deve dire lei chi è? Come ti so? Sono la mamma. Ma è sicura? Sì, sono sicura. Perché non, cioè, mi sentivo tipo a disagio. Sì, sono la mamma, ti pare che... Gli ha detto no, ma sei la sorella. Perché la vedevo così giovane, pensavo fosse una cugina, Una una cugina, una sorella. sorella. Ho detto, ma magari signora, se vuole vengo pure a scuola, cioè sono ancora più contenta. Infatti, è passata dall'estetista che gli ha detto Che che sono sembra più vecchia, vecchia di cioè... me, alla bidella invece che sarà la sua Che mi nuova voleva idola. prendere a scuola. Esatto, e che ha detto che bella, come sei giovane. Infatti vado a scuola, è meglio. Non Infatti. vado più dall'estetista. E pensate che l'estetista l'ho pure pagata e la bidella no. Cioè, vi rendete conto? Ragazze, ci salfa 2.0, riusciremo a trovare qualcosa? Tu che dici, Valè? Ma non lo so, sinceramente penso di sì. In tutto ciò, ragazzi, l'unico che ci ha rimediato è lui, eh. Guardate quanto è bello. C'è Pando invece che vuole mangiare. Anche se lui ha sempre mangiato da poco. Ragazzi, dopo 50 negozi sportivi, almeno da Adidas siamo uscite con le buste. Ora ritorno da Cisalfa, che alla fine niente, dopo 3 Cisalfa, 2 in realtà. Ho capito cosa devo prendere a Claudio. Praticamente ci hanno rimediato Ma già, ma mi Valerio. stavi riprendendo con la mia No, no. camminata Ci ha rimediato da Valerio, Trigueto. Aurora e Filippo e Claudio Borello che fa il compleanno, Claudio Dio. Io ho detto, gli incartiamo quello di Filippo Aurora. E facciamo questo da parte tua e questo da parte sua. no. Ok, ragazze, regalo a Claudio fatto. Ce l'abbiamo fatta. Sono in ritardissimo per Aurora, ce la faremo? Allora ragazzi, siamo tornati a casa e qui c'è Aurora in braccio che è molto felice oggi, vero? Vuole stare in braccio, infatti si è messa anche Ciuccio, ma io ho detto già che se non si comporta a modo oggi, visto che mamma è sola e il papà sta tutto il giorno al lavoro fino a domani mattina, domani non vai vestita da Elsa. Ti comporti a modo? Stiamo litigando, ragazze, perché sta facendo i capricci per ogni cosa e secondo me è stanca, vero? Sei stanca, povera. È stanca, povera cucciola. Stavo anche con la mascherina, me l'ha strappata. Poi ho pensato che tanto è inutile, visto che sono nella stessa casa, oggi me ne devo occupare io. Quindi l'ho levata praticamente. Allora, da Adidas volevo farvi vedere cosa ho comprato ad Aurora e Filippo. Ho preso questi due. Non mi chiedete se Claudio vedrà mai il video e vede in anteprima il regalo, perché ci sarà prima la festa di quando lui possa vedere
il video. Allora, ad Aurora ho comprato una tuta dell'Adidas super colorata. Guardate che bella, forse mi sa che è un po' lunghetta, mi sa che devo fare il cambio, il reso. Allora, è praticamente arancione e fucsia, e la felpina sopra è così, guardate che bella, super super colorata. Chissà se ti sta bene o è troppo grossa, mo mamma la prova. E questo è appunto il colore reale di com'è, è bellissima comunque, l'ho pagata 50, non stava in saldo. Cadi perché ti dondoli su una gamba, amore. Allora, poi al fratellino invece ho preso questa qua, tipo militare verde, eccola qua, con il sopra che è un giacchettino però anziché a felpetta, perché per i bimbi piccoli trovo sia più comodo vestirlo, cioè già anche per Aurora è comodo vestirla a cipolla, ma per i neonati ancora di più. Vedete che è stanca, guardate il giochetto che fa con la manina. Comunque è tipo militare, molto molto carina. Per Claudio invece da Cisalfa ho comprato una tuta. Il sotto della tuta per Claudio è questa, è della Fila, ed è praticamente fatta nera con la scritta Fila e una rigata rossa, e questo è il sotto con scritto sempre Fila, e di sotto ho preso una M e invece di sopra come felpa ho preso la L. Spero di averci azzeccato, in caso anche qui c'ho lo scontrino. E la felpa sopra è questo tipo panna sporco, molto molto carino, con il tascone davanti. E niente, questo è il regalo di compleanno. In realtà gli ho fatto anche il viaggio, però volevo che scartasse la festa qualcosa anche di fisico, e quindi niente, ho deciso di fare questo e basta. Adesso questo lo nascondo mentre le loro cose le provo, e poi in caso decido se fare il reso oppure se le lavo e vanno bene. Questo lo mettiamo via che è di papà. È un regalo, è una sorpresa. È a casa me, è un regalo. Eh sì. Adesso andiamo a fare la lavatrice. Ecco ragazze, magari da così si vede bene. Io non compro mai, diciamo, cose di marca, soprattutto per i bambini che cambiano spesso taglia, però mi sono fatta troppo imbambolare per una volta. Questa è quella di Auri, guardate quanto è bella, e l'ho voluta prendere, tanto penso che anche l'anno prossimo le starà bene, poi vediamo insomma. Poi entrambe sono di cotone leggero, cioè quello che va bene comunque in città tipo Roma, che non fa tanto freddo, e c'era anche più felpata, ma a Roma no, e è della nuova collezione questa. Se guardate, gliel'ho provata. Che bella, è vero? Ti piace? Sì. Io ho provato con tutto sotto perché ovviamente, e ne ho approfittato che mo' andiamo a fare il bagnetto, vero? E qui c'è il mio amore che fa i nenni, piccolo l'angioletto di casa. Allora ragazze, io e Aurora abbiamo cenato, non ho ripreso perché ovviamente stando da sola con due bimbi non è per nulla semplice. C'è anche una ragazza alla quale voglio mandare un saluto, che è Cristina, che mi segue, anche lei sta nella mia stessa situazione, e quindi insomma ci capiamo, ecco. E volevo farvi vedere i capelli a fine giornata come sono. Devo dire la verità, veramente ottimi, cioè belli, mi piacciono. Sono comunque naturali, lisci, con qualche ondulazione, ma niente di che, insomma, come piega, cioè ci può assolutamente stare per averci messo un quarto d'ora. Io sto tipo sbadigliando e ho sonno. Tra l'altro volevo leggervi una cosa, proprio pensando a Cristina che si trova nella mia stessa situazione. Ho condiviso un post nel quale dicevo: riposati, non devi dar conto di tutto, non devi essere una super madre, una super moglie, una super casalinga, una super professionista, una super donna. Quando il tuo corpo si stancherà, saranno pochi quelli che ricorderanno che hai cercato di essere tutto questo in una sola persona. Quindi lascia la casa per dopo, vai a camminare, vai al parco, inizia la palestra, comprati i vestiti,
vestiti, vai in salone, dormi, sii tu, abbi cura di te, amati e fallo esclusivamente per te e solo per te. I figli crescono, il marito a volte se ne va, il lavoro trova una sostituzione, la casa si sporcherà di nuovo, ma tu non avrai una seconda possibilità. E c'è l'immagine veramente ottima di una donna straziata, e questo post riporta una donna straziata, vedete, con le batterie fuori, come per dire che sono scariche le pile e devono essere sostituite. Ecco, io vi do la buonanotte con questo, perché è vero, noi molto spesso, perché cioè la casa ci manda proprio a me i panni sporchi, ragazzi, mi mandano, c'ho il pensiero, no, ho fatto la lavatrice, la devo stendere, devo piegare i panni, alla fine poi non riesco mai a fare tutto quello che vorrei, c'ho sempre panni da piegare che non finiscono mai, panni da lavare, il cesso non si svuota mai totalmente, ho i piatti magari adesso di questa sera da lavare, quindi domani mattina è il primo pensiero, oddio, devo lavare i piatti. Ecco ragazzi, concediamoci anche del tempo per noi stessi. Io ci sto arrivando piano piano a questa consapevolezza, perché non è mai facile, perché come vi ho detto la testa sta sempre là, o devi fare una cosa, devi fare un'altra, devi cucinare la cena, vivi le giornate molto spesso tutte uguali, soprattutto io che molto spesso ho dovuto tenere Aurora a casa per non far ammalare Filippo, per comunque in generale tutelarlo, eccetera eccetera, ma vi giuro ragazzi, cioè ho proprio bisogno di staccare, di concedermi del tempo. E infatti anche la cosa dell'estetista, mi sono rilassata un'ora, è stata bellissima, domani avrò un'altra seduta e non vedo l'ora, perché è proprio il concedersi tempo, perché è vero, un domani magari il marito ti lascia, i figli si fanno giustamente la loro vita, e a te che cosa ti rimane? Una vita piena di sacrifici, sofferenze, magari hai rinunciato a tutto, e che cosa ti rimane? Una vita che non hai vissuto solo per magari dire sì, casa mia era pulita, casa mia dove non ci veniva manco un ospite era linda e pinta, insomma ognuno è giusto che faccia le proprie scelte, però volevo rendervi partecipi di questa riflessione, perché a me è servita molto e magari può aiutare anche altre donne. Non siamo macchine, non siamo perfette, siamo mamme, siamo donne però in primis, e dobbiamo essere felici di noi stesse e fiere di noi stesse. Se è una cosa che ci fa stare bene, non stiamo togliendo del tempo ai nostri figli o ai nostri compagni, ma stiamo facendo quello che ci fa stare bene, soprattutto con i neonati che vivono H24 con noi per un'ora, un'ora e mezza, che ci concediamo il lusso di una cosa, ragazzi, fatelo senza ripensamenti.